vuole figli, però c'è tutto quest'altro aspetto. Col Colle poi ho sempre scritto cose molto positive, molto di rivalsa verso un mondo che insomma, ti vuole schiacciare, e ho sempre tirato fuori la mia parte più positiva, più combattiva, più guerrigliera, però non è che uno è solo così, anzi, bello, cioè, spesso e volentieri io sto a casa e me la faccio via male, capito? Le prime storie che dico, cioè, che male. Io ho capito che dovevo veramente scrivere qualcos'altro perché mi diventava più bene, e quelli che ascoltano la mia musica pensano, vedi, io arrivo la gente da me a dirmi, ah, te sei un grande, te mi dai la forza, le tue rime mi danno sempre quella carica, e io dico, ma io non sono, io a volte sono una persona che si chiude in casa e che non dico che ha paura di uscire, ma che mi piglia a mano uscire, che ti dice no, ci sentiamo un altro giorno, non mi va di vedere gli amici, voglio stare da solo. Allora ho detto, magari mi vedono solo come quello che arriva, sale sul palco, toro scatenato, ho detto, invece poi sono anche, ho anche tutto un altro aspetto, che è più, diciamo, tendente al depresso, fra virgolette. Tutti, cioè, un sacco di rapper in questi anni hanno fatto i dischi depressi, la Fibra, così. E io volevo fare la stessa cosa però con un'altra chiave. Cioè, invece di dire mi pia male perché insomma non c'ho un lavoro e col rap un giorno guadagno, il giorno dopo no, ho detto usiamo la fantascienza e quindi in qualche modo la fantasia per raccontare la realtà però con una chiave diversa, se no farei l'ennesimo Eminem che ti dice sto a casa e penso a tagliarmi i polsi completamente. Invece no, allora ho usato la metafora di questa tecnologia che un po' ti mangia, un po' ti rende disumano, inumano, per spiegare sto freddo che comunque ho accusato e a volte accuso ancora, diciamo. Quindi questo, diciamo, era lo scopo, anche per dare un'altra visione. Molto esaustivo, guarda. Esatto, molto esaustivo. Ha risposto a metà delle domande che abbiamo fatto. Il motivo per cui poi il disco è stato fatto in questa maniera così immediata, penso che ultimamente, cioè questa era proprio una, fondamentalmente era già pronta, quindi è proprio che è saltato fuori di suo, cioè non è, per quello è, funziona anche, pare che sia stato fatto ieri, oggi, quello che c'è all'interno del disco collima abbastanza bene con qualsiasi cosa non va bene e che trovi in giro, proprio perché era lui era tante cose lui ci aveva e sentiva che comunque fittano anche un po' con i stati d'animo spesso, quindi diciamo io penso che il motivo proprio per cui il disco è stato fatto anche in poco tempo è proprio perché c'era già tutto il sottofondo, cioè c'era la brace come quando muori accesa, quindi c'è proprio una, per questo. Non tanto Roma in quanto, non a livello architettonicamente, perché Roma poi è una città che non è per niente moderna, cioè sì c'ha i quartieri moderni ma non c'è un grattacielo che vive a Roma, quindi Roma non è la megalopoli, però Roma io so parecchi anni che me la vivo male e quindi che non mi piace, nel senso non mi sento un rapporto di amore e odio, mi stanno sul cazzo parecchi romani, ultimamente è una città che si è incattivita, una città si è incarognita, vedo la gente sempre più stressata, sempre più nervosa, per ogni stronzata ti tocca litigare, anche veramente quando mi dici ma perché stiamo litigando per un'idiozia del genere. Quindi mi ha trasmesso non tanto il senso di megalopoli, però il senso di una sorta di oppressione, cioè di un ambiente ostile. Poi magari sono il mio modo di vedere le cose, nel senso poi spesso quando poi esco mi accorgo che non è così ostile come io la percepisco da, diciamo, da dentro. Però me la sono vissuta così per un po' di anni, uscivo poco e quindi avevo questo rapporto, diciamo, di conflitto con la mia città. E quindi era perfetto per una chiave cyberpunk dove la città comunque è una specie di mostro enorme contro cui devi anche lottare. Cioè la impari a sfruttare a tuo vantaggio, ma ti può anche cannibalizzare, capito, con queste città comunque, con una loro personalità forte. Volevo all'inizio, un po' per una questione di tempo, per dire metti che poi, cioè già io sono lento, quindi devo cominciare a scrivere altre strofe, altri pezzi, un po' perché quando ho scritto La Verità, Cyberpunk State of Mind, Utopia, un paio di cose, ci ho infilato dentro per l'allenamento personale per una nuova versione, ho detto guarda forse è più personale di quello che uno può sembrare, cioè io e chi mi conosce sa bene perché ho detto certe cose e perché ho usato certe metafore.
quindi mi sono trovato a un certo punto che ho detto no, nel senso sarebbe diventato un'altra cosa con altra gente, non avrei saputo trasmettere bene, cioè fondamentalmente è vero che è un disco sul cyberpunk, ma è un disco sullo stare male fondamentalmente, e non sapevo se un paura stava male come stavo male io, quindi ho detto, cioè, avrei voluto chiamare 3-4 persone, ovviamente. Avevo precettato Caos, Masito, Paura, pensavo a un pezzo con Noise che ci poteva stare figo, tipo un Karashov, versione futuristica, poi alla fine ho detto no, non mi faccio una cosa mia perché ci sono dentro cose così personali che... Vabbè, la verità è quello che col tempo in qualche modo è diventato il mio pezzo preferito di quel disco. Cyberpunk State of Mind, perché comunque è il primo ed è... È stata un po' la mia sfida, io per un certo punto ho detto voglio scrivere un testo che non sia rap, voglio fare una cosa che sia un bilico fra il letterario e il rap. Quindi all'inizio Cyberpunk State of Mind si doveva chiamare La tragedia dell'uomo del futuro, cioè dove io impersonificavo questo ipotetico uomo del futuro che si trova pieno di macchine dentro e fuori e quindi non ci capisce più niente. Però se ti devo dire la verità, il pezzo a cui sono più affezionato è Utopia. È cortissimo, c'ho solo 4 rime, ma sono 4 rime penso che me le sono levate da dentro, cioè, e quindi che ho detto ok, in 4 rime devo essere il più sincero possibile e lo faccio. Di quello ma io in verità mi piacciono tutti, però sono a livello meramente musicale, parliamo di contenuti, il miglior pezzo di disco secondo me resta comunque La verità, a livello di composizione anche secondo me, perché probabilmente è l'unico pezzo in cui, anche se i restanti campionamenti non sono assolutamente riconoscibili, non mi diverte mettere all'ultima cosa, comunque l'ho risonato. Però La verità l'ho totalmente composto io, infatti anche la versione della, poi del video, cioè non comprendo, non ci sono campionamenti, è tutto risuonato da me. E siccome era proprio personale, perché non c'era nessun elemento di quel brano che fosse stato veramente rubato a qualcun altro e inserito lì, quindi mi piace perché è mio. E poi la soddisfazione grossa come produttore è stata Ipercubo, perché comunque è un treno. Sì. Io al momento disco Nuovo del Colle, lentamente perché è difficile pretendere da noi una velocità, però diciamo abbiamo una playlist di 13-14 pezzi su cui stiamo lavorando, non ti dico che la metà sono pronte, non dico niente, diciamo disco Nuovo Colle, per il titolo. Io sono Scaramanti, ma non... Io... da domani a destra e a sinistra aiuto un po' qua un po' là varie persone, e diciamo la cosa più sostanziale che sto facendo adesso è sto gestendo l'etichetta di Frate Krugers, l'etichetta personale che si chiama Lucky Bear, e inizieranno a uscire un po' di release grosse, quella quindi il mio interesse personale come produttore in questo momento è in quella direzione lì. Poi ovviamente tutto quello che riguarda il mondo del rap più da vicino, poche collaborazioni soltanto con persone che rappiamo amiche, ma non ho, in questo momento non ho molto interesse a, non ho molti amici, quindi non ho sul mondo, diciamo nell'universo del rap non è molto male. Però diciamo che due o tre cose che faccio le farò. Bella per tutti i massicci che seguono e ci seguono su Gruvigioneri, seguono il blog, stanno lì, sostengono, supportano, diffondono e scambiano informazioni che sono linfa vitale, come avrebbe detto il Teda dei vecchi tempi. Bello. Assurdo, scimmie volanti e macchine del tempo, e siamo tutti quanti dentro il grande esperimento, fatti un trapianto di personalità che ci guadagni in popolarità e sale l'indice di gradimento, è tutta una casualità in questo tempo, fermo con le prese per il culo tutto schermo, la gente che mi strilla nelle orecchie ma non sento, ho chiuso con il mondo, ho tagliato ogni collegamento, eppure ce ne sono ancora tanti, sì, essi vivono e nel sangue hanno cellule mutanti, li vedo ad occhio nudo e non mi illudo, stanno prendendo il
il nostro posto e sarà il mondo in mano ai replicanti.